stata la splendida sala cinese della Reggia di Portici, il sito reale borbonico di proprietà della città metropolitana di Napoli, ad ospitare l'undicesima edizione del Premio Euro Mediterraneo, la prestigiosa kermesse culturale che ogni anno assegna un riconoscimento ad una delle personalità più illustri del Mezzogiorno d'Italia, affinché possa rappresentare un richiamo per le nuove generazioni. Ad aggiudicarsi il premio quest'anno è stato il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, che ricopre anche l'incarico di presidente della CRUI, la conferenza dei rettori delle università italiane. Questo premio mi dà una grande gioia, sono molto felice per la scelta che è stata fatta, che non va alla mia persona ma credo all'istituzione che ho l'onore di rappresentare, e anche riceverlo nella facoltà di agraria, nella sala cinese, che è uno dei luoghi più cari alla Federico II, rappresenta per me un motivo di particolare orgoglio e sono particolarmente felice. Questo sito è un sito molto importante per la sua storia, ma anche per la sua storia universitaria, perché dobbiamo ricordare che la scuola di agraria è stata fondata dai Borboni e poi è stata incorporata nell'Università Federico II, quindi rappresenta una delle grandi tradizioni del nostro Ateneo, che oggi è anche una tradizione caratterizzata da grandi competenze scientifiche, grande qualità, grande apertura al territorio, e insieme alla città metropolitana penso che rappresenti un sito di grande interesse non solo per gli studiosi e gli studenti, ma per i cittadini che vedo affollare sempre le nostre sale, le nostre aule, il parco, in tante iniziative che vengono prese e portate avanti. Ad organizzare la manifestazione dell'Accademia Ercolanese, l'accademia culturale più antica della nostra regione, che in questa occasione assegna anche premi alle migliori tesi di dottorato di ricerca delle varie discipline, svolte dagli allievi dell'Ateneo Federiciano della Seconda Università di Napoli. 27 lavori presentati, tutti meritevoli di essere premiati, secondo la giuria, che ha scelto però due vincitori ex aequo, Concetta Paola Ellisso e Luigi Corniello, che si sono divisi una borsa di studio del valore di 1000 euro. Diverse anche le menzioni speciali attribuite. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Accademia, che ha così motivato la scelta della Reggia di Portici come sede dell'edizione 2016. La città metropolitana sta puntando tantissimo alla riqualificazione del territorio, soprattutto qui della Reggia di Portici, collegata benissimo agli scavi archeologici di Ercolano, proprio perché attraverso la cultura, attraverso il nostro patrimonio archeologico, che è uno dei più importanti a livello mondiale, possa essere da volano all'economia locale e di tutta l'area vesuviana. Numerose le personalità del mondo politico ed accademico che hanno voluto far sentire la propria vicinanza all'evento. In un luogo pieno di storia come questo è bello mettere insieme le eccellenze che abbiamo nella formazione, come quelle che sono state premiate stasera, e quindi per valorizzare anche il territorio tramite le nostre nuove generazioni. A fare gli onori di casa il consigliere Davide Lebro, già delegato al patrimonio della città metropolitana. La Reggia di Portici è sempre di più il centro culturale della città metropolitana. La città metropolitana ha partecipato alla riqualificazione di questo luogo con dei grandi investimenti. A gennaio iniziano i lavori delle facciate della Reggia. Un investimento economico importante in un periodo particolare anche di crisi. La città metropolitana ha stanziato per le facciate 2 milioni di euro e in più ha inserito all'interno del complesso una società partecipata, l'Armenia, proprio per far sì che la manutenzione non fosse un episodio ma fosse continua, cioè una manutenzione ordinaria del bosco inferiore, tutto ciò per far sì che l'intero complesso possa essere sempre di più fruito anche dai cittadini del posto. E speriamo nel più breve tempo possibile, insieme alla sovrintendenza, insieme al Dipartimento di Agraria, di liberare quello che è l'appartamento reale per far sì che la grandissima pinacoteca della città metropolitana possa essere ospitata da questi favolosi spazi. L'anno scorso sono terminati i restauri della peschiera, è un continuo cantiere e speriamo che nel più breve tempo possibile siano completati questi grandi restauri e quindi sia consegnata completamente alla collettività l'intero complesso.